Non è Natale, ma ci sono un sacco di regali! Ciao a tutti e bentrovati sul canale! Oggi abbiamo un ospite, saluta ospite! Ciao! Perché mi serve un collaboratore per farvi vedere tutte le cose che mi sono arrivate dal sito Shein. Fai il valletto, il simpatico valletto, in un canale in cui tutto non è convenzionale, ecco arrivato un pacco super eccezionale. Save money, live in style con Shein. Shein mi ha omaggiata della possibilità di provare il suo comparto di elettrodomestici. Mi hanno scritto e mi hanno detto: ombretta, è da tanto che non collabori con noi. Elettrodomestici. Sai che Shein ha un comparto di elettrodomestici? Vogliamo fartelo conoscere. Scegli qualcosa, mi hanno dato un numero, mi pare 10 cose, e noi te le manderemo. Testale tu per noi e facci sapere. Il pacco è appena arrivato, io ancora non ho testato nulla, ma facciamo insieme un unboxing e vediamo cosa esce fuori da questo pacco delle meraviglie. Sono tutte cose che ho scelto io liberamente. Avevo scelto anche un'altra cosa, però era terminata, ma se il video va bene mi propongo di sceglierla per la prossima volta. Come primo regalo, così ho pensato a Gabriele. E ho preso lui. Come? Una scopa aspirapolvere. Uno pensa a me, pensa a una scopa aspirapolvere. Allora, una scopa aspirapolvere. In realtà l'ho pensata per la cucina. Mi serve un oggettino maneggevole e veloce da prendere per tirar su le briciole, le cosine che cadono a terra. Questo è senza sacchetto e mi pareva molto carino. Mi hai detto per il pulmino. Non andrà nel pulmino. Me l'hai promesso! Mentre io vi parlo, vi metto qui giù in info box tutti i link dei prodotti che vi sto facendo vedere e soprattutto se ho un codice sconto lo condivido con voi. Ora al momento non lo ricordo, ma cercate nell'info box qui sotto dove c'è scritto mostra altro e vedrete. Se nel frattempo tu ce lo fai vedere, faccelo vedere. No, ma come cacchio si apre? Dai, dammi una forbice. Non ce l'ho la forbice. Ok, ora Gabriele lo apre e nel frattempo io vi faccio vedere qualcos'altro. Che ne pensate? Regalo per me, questo l'ho scelto per me, questo posso farvelo vedere direttamente io perché è molto semplice e molto carino. Nel frattempo è uscito un tubo, un piccolo tubo, tu montalo e poi ce lo fai vedere finito. Nel frattempo io vi mostro il mio nuovo portagioie. Questo non era il reparto tecnologico, era il reparto casa, ma mi è sembrato molto carino. Qui si mettono tutti gli anelli e i braccialetti nei compartini o gli orologi, qua si possono mettere catenine, orologi, queste si staccano e poi si attaccano. Nel secondo cassetto compartini, nel terzo cassetto vano unico. Insomma, io lo trovo molto comodo per posare tutti i gioiellini, quelli che si mettono ogni giorno. È fatto così, di vellutino grigio, ma c'era anche bianco, e con i bottoncioni a strass. Molto molto carino, non ricordo il prezzo, ve lo lascio nel box info qua sotto. Vado avanti, tu stai montando o è pronto? No, vai avanti. Allora, è questo bellissimo. Andiamo avanti con un regalino per Enzo, ma non solo per Enzo, anche per me. Allora, ho sempre voluto comprarla, ma mi ha sempre bloccato il fatto che costasse un pochino quando la vedevo da Decathlon e soprattutto che non si potesse andare in profondità. Così regalata l'ho presa. Allora voi direte: ma cos'è? È una maschera, come si dice, da snorkeling, com'è che si dice, da... Sì, da snorkeling, giusto? Da osservazione marina dei fondali. Questa qua che prende tutta la faccia e che non ha il tubo in bocca, ma si respira da dentro la maschera e poi l'acqua e l'aria viene espulsa da qui e l'acqua non entra. Eccola qua, l'ho presa per Enzo per divertirsi durante l'estate. Montata? Sì. Vediamo,
E anche di questa il link ve lo metto qua sotto. È molto robusta e molto belle anche le guarnizioni. Certo, non vi posso dire se funziona. Quando Enzo ha visto il pacco, dice: ma mi hai preso la maschera di Squid Game? No, ti ho preso la maschera per nuotare e per osservare i fondali marini. Vediamola. Questa è così. Carino, ma ha una presa? Qua, c'è la presa. Cosa, dai, provala, vediamo se batteria. Funziona. Come con la batteria? Certo, è ricaricabile. No, fighissima, quindi qua. Comoda. No, ma davvero? Potentissima! E quindi può essere usata sia così? Sì, così. No, così no. Così no, così la apre. Aspetta, no. aspetta. Sei proprio veramente. Ok, sia così. Guardate, il tuboide. Che è col questo. Tuboide così. Vediamo la spiegazione. E ci sono vari accessori. Wow! Questo. Wow, ragazzi! Questo. Vediamo. E questo. Questo qua. Molto semplice da montare. Vediamo, dammi e questo qualcosa è il filo per da aspirare. Carica batteria. Ah, l'ho preso! Allora, fa un po' di rumore, devo dire la verità, però, beh, l'avrete sentito, ma vediamo se aspira. Ho giusto qui un temperino pieno di roba. Vediamo se fa io, il suo lavoro. Vado, guardate, tempera matite. No, vabbè, lo adoro. Guardate, tutto qui. Fantastico, potenza. Vediamo. Okay. Allora, per fare piccole ottimo. Cose va bene. Per, dai. La cucina, per la cucina o per il pulmino, per le macchine. Perfetto, fantastico. Dai, sì. Ottimo acquisto. Approved. Tieni, posso sto coso. Temperino pulito, evviva! Scusa, la smetti? Basta! Allora, ora un'altra cosa, questa volta un'altra cosa da casalinga disperata, questa cosa è per me, tada, è da una vita che volevo comprarlo, ma non l'ho mai acquistato, il ferro verticale a vapore, apriamolo, è pesantissimo questo, a differenza dell'aspirapolvere che era un cosino piccolo, non mi aspettavo una tale forza e potenza. Una bestia sto robo, guarda, quando li ordinate, se dovete ordinarli, quando li ordinate, mi raccomando, selezionate la presa europea, guardate, per capi sempre puliti, sembra molto professionale, vero? Di plastica è molto resistente, poi ha questa per i velluti e questa per, non so, tessuti magari più da spazzolare, per i cappotti, ecco, potrebbe essere. E poi il misurino per l'acqua. Molto, molto bello. Qualche sembra con acqua da usare, credo con acqua distillata. Ora leggerò. Come si tira fuori questo coso? Non lo rompere? Ecco. Si tira fuori. Da quasi niente. Guardate che è molto bello, robusto, funzionale. Ah, potrebbe funzionare. L'aspetto è professionale, vi dirò se stira ho risolto. Ora provo con la tovaglia appena la ritiro dallo stendino. Molto carino. Pronto prova. Il signor Gabriele Midoro è atteso alle casse. Il piccolo Riccardino Fuffolo si è perso. Ma tu devi avere qualche problema. Sempre sognato di fare la commessa della Rinascente per poter dire pronto prova. Il piccolo Gabriellino cerca i genitori al piano terra, si è perduto e ha spatasciato il gelato sulla pelliccia di visone che costa 32 milioni di euro. Signori, venite a riprenderlo con i contanti. E allora vai. Li sentivi quegli annunci pazzeschi? Che hai tu che ti lamenti? Qua c'è. Fatti vedere! La spatasciona! Qua c'è una spatasciona. Adesso
questa l'ho presa per voi. Che cosa? Voi direte, per noi, ma noi che ce frega, dite così adesso, ma quando tutta cosa? Li trovano qua sotto nel link, basta cliccare, vedete tutte le caratteristiche di tutti gli oggetti con tutte le varianti di colore e tutti i prezzi, non me li posso ricordare. Va bene, questo è un video collaborazione, non è un video invogliare all'acquisto, com'è? Questo è un video in cui mi hanno regalato tutte queste cose per farvele vedere. Questa è una live box. Guardate, vi faccio vedere. Include due LED? Sì, due LED inclusi. Dove sono? Che bellina! Vabbè. Allora, vi faccio vedere la monta. Ma che carina! Ma che carina! Il cavo, sempre. Ma che carina! USB. Non potete capire. Uno, con due, tre, sei, ma che carina. Questa è troppo bellina. Non vedo l'ora di usarla. Bellina, vero? Ma non è bellina? Questa dovete prenderla. Cioè, anche le altre cose se vi servono. Ma questa attaccarla questa se, cosa. Se, questa serve veramente se dovete fare foto. Se avete un blog, ma anche per Instagram, voglio dire, se volete fare delle foto carine, ora vi faccio vedere, ora vi faccio vedere. Ma che carina, poi facilissima da montare, come vedete, basta con incastrare le linguette sotto. Ma che carina. E costava pochissimo, perché ho detto, vabbè, sarà una ciofeca. E invece... e voi potete riprendere, potete fotografare sia da qua, cioè vi mettete di fronte, questo lo alzate e fate passare una fonte di luce da sopra, tipo. Oppure potete collegare. Accendere. Colleghiamoli. Colleghiamolo. Dammi. Dov'è? Dammi. Tieni. Da qua. Ma troppo carino questo coso, non me l'aspettavo. E poi ha anche i tappetini per cambiare il colore del fondo, nel senso, volete fotografare fondo bianco, mettete il fondo bianco, volete fotografare fondo bluette, rosso, con tutti i colori, cioè rosso, giallo, ma bellino, nero, perché non va? Perché non è attaccato? È verde. Aspetta, aspetta, attacco il fondo, metto il fondo bianco. Ah, ah, bellissimo! Ragazzi, è bellissimo. Mettete qua dentro, vabbè, su un piano rigido, ovviamente. Mettete qua dentro l'oggetto, ma guardate che pazzesco da fotografare e viene stupendo, senza ombre, senza riflessi. Stupendo, con tutti i con tutti, la smetti, dai che diventi cieco, con tutti con tutti gli se stessi, questo video non fa 50.000 visualizzazioni non diventa virale, veramente, dai, esci, non rompere da le scatole, come si dice. Bello. Con tutti gli sfondi colorati, questa è una figata pazzesca. E dove si mettono gli sfondi? Qui dentro, guarda, se spegni magari non rimango allucciata. Spegni? Spegni un attimo! Ah, sì, spengo un attimo, scusa. Allora, gli sfondi si attaccano qua. Ah, ok, ok, ok. Ok? Uno e due. Vabbè, adesso non li sto attaccando, li ho solo poggiati. Scusa, ma perché glielo metti bianco? Metti glielo di un altro colore, così si vede. Sei un ospite, non hai diritto di parola, lo capisci, vero? Allora, così. Ecco, loro lo vedete perché è bianco. Ah, vi metto quello blu, e ma certo. Come sei rotturoso. Vi metto questo, tanto si possono anche sovrapporre. Sei insopportabile. Poveretta quella che ti sposa. Ah, sono io. Allora, e voilà. Ta-da! Mettete e fate foto. Wow, ma che carino! Aspetta. Ma che carino! Poi potete far entrare anche una fonte di luce diretta da sopra. Veramente, veramente un robetto interessante. Dai, per me che carino, faccio carino questo lavoro.
Potrei fare anche il video così. Se dovete vendere piccoli oggetti, se vendete cose vintage, se volete fare su eBay, cose, su vari subito, cose. Ma anche se dovete fotografare delle cose bene. Questo è questo è carino, utile. Veramente. Questo tra le cose mi piace tanto tanto. Tieni, spegnilo e non lo rompere. Perché quando lui le cose piacciono tanto tanto, poi comincia a maneggiarle tutte e le rompe. Poi, regalino per Enzo, che me lo cerca da ieri. Mamma, quando lo fai il video? Mamma, quando lo fai il video? Sto facendo il video! Allora, bellissime anche queste. Le ha già provate per vedere se funzionavano. Forbicine, please. Tieni, cosa? E funzionano. E queste ai vostri figli, ai vostri nipotini. Se volete fare un regalo che apprezzano, regalate cuffie, che tanto ne sfasciano a mai finire. Regalate libri. Sì, vabbè. Ma ho detto se volete un regalo che apprezzino. Le cuffie da gaming! Pronto, prova? Houston, abbiamo un problema. C'è Gabriele accanto a me. Aiuto! Non sono carine, sono con il filo. Io le cuffie adesso sono comodissime. Sono con una doppia uscita. Ho vinto qualche cosa? Allora, singola. Quanti minuti ho per rispondere? Il tempo che faccio. Allora, stavo dicendo, le prendo col filo perché a me non piacciono le cose wireless poggiate alle orecchie. Cioè, non vedo, se uno prende la cuffia per distanziarsi, per esempio, nel telefonino dalle radiazioni, dalle onde elettromagnetiche, se te le metti nelle orecchie non vedo tanto la necessità. E allora, cuffie col filo, filo lungo ma col filo, già che i ragazzini ci stanno spesso attaccati. Comunque sono fantastiche, io adesso me le metto per casa perché non senti nulla di tutto quello che accade intorno a te. Vediamo, parla. Non te lo posso dire. Sta parlando perché non lo sento. Mi ignorerò. Ora me le uso io. Enzo, non tenerò più le cuffie, le prendo per me. Va bene, Enzo, vieni. Vieni, vediamo se sono comode per le programme. Sono comodissime. Wow, è vero. Oh, è come avere due tappi di cielo nelle orecchie. Tu sarai abituato. Sì. Bellissime. Cosa per me? Va bene. È per la mia cervicale. Enzo, vieni. Posso continuare? No. Cosa per me? Per la mia cervicale. Allora, questo lo vediamo insieme, che è fantastico. Mi sono comprata un cuscinetto, quelli che si mette dietro il collo quando siete in aereo e non sapete mai dove poggiare la testa, con quei sedili che spingono. Anche a voi vi spingono la testa in avanti i sedili, non capisco perché li facciano così. Allora, si chiude il tappino, no, perché questi sono, sapete, questo quelle cazzatone bellissime che tu dici, ah, lo voglio io, guardate, apri questo qua di questa parte e cominci a fare così, magari senza toppare il bucino, e lui si gonfia. Ora ditemi se non è una figata. E invece di fare, di vedere quelle scene orribili dove c'è gente che ci sputa il fegato, che sembra che lei stia facendo altro, lui si gonfia. E invece si gonfia ed è, sì, è comodo. E è anche di classe, perché è una pompata gentile. Sì, sì, vedete, lo potete fare, capito? Anche col mignolino. Non è come quelle cose a mare che si è da una gente. Sì. E questa è proprio una pompata gentile. Ditemi. Fantastico. Penso che vada al contrario. Buonanotte, continua tu. Penso che vada al contrario. In che senso? Nel senso che questo va sotto, se no quando ti appoggi c'è sto. No, non lo sento. Disturbami quando arriviamo. Dai, vediamo, fammelo provare a me. No, dai. Perché poi lo vuoi sempre tu. Dai, fammelo provare. Non me lo scoppiare! Ora me lo scoppia. E poi è bellino perché è vellutato e non è plastica sul collo che sudate. C'è anche il bottone. Dai, il bottone, sai, col collettino, il collegiale. È buono per l'inverno. Ai ai. Ora spaccalo con la barba, che sembri un istrice, sai? Ecco, bravo, rimani così. E siccome alla fine non potevo comprare solo cose che piacessero a me, ma dovevo rendere un servizio utile alla comunità che mi segue, ho visto una cosa molto interessante che ho già provato e vi posso dire che funziona. Allora, ho voluto impiegare una parte del budget per comprare una cosa che costa un dodicesimo di quello famoso.
il fratello sfigato, diciamo, chiamatelo come volete, ma funziona perché l'ho provato. L'ho provato e funziona. Sapete che io ho il fratello nobile, ho comprato lui. Lo riconoscete? No? 5 in 1 che fa i boccoli, stira i capelli, che tutte noi desideriamo, che Gabriele mi ha regalato. Eccolo qua, vi faccio vedere. Certo, il corpo motore non è solido come quell'altro, però un bel cavetto lungo. Io ho il modello, quello la Deluxe con il cono che gira a destra e a sinistra da solo. Questo è come il primo modello, con i due coni intercambiabili per fare il lato destro e il lato sinistro. E ha i coni come il primo modello, quelli corti. Ma ragazze mie, funziona. Ve lo faccio vedere. I primi capelli. No, sono bagnati. Aspettate, costa, questo me lo ricordo, 40 euro, perché ho detto costa un dodicesimo dell'originale, diciamo così. E gli accessori che ha sono i coni per i boccoli, la spazzola. La spazzola, che è fatta molto bene, questa qui per fare le onde. La spazzola piatta per asciugare lisci i capelli. Hanno anche un bel design, molto molto carini. Si ricordano quello, ma sono molto anche diversi. E il semplicissimo phon. Allora, accendilo. Lo proviamo. Fa molto più rumore dell'originale. Guardate. Prendiamo questo, dai. Io non ho lo specchio davanti. Lo vedete? Lo vedete? Ne faccio un altro. Io ho la lastra in questo momento sui capelli, quindi stanno molto fermi. Vabbè. E voilà, funziona, funziona, ha il suo perché. Molto molto carino, devo dire, se non volete spendere i milioni, no, se non volete spendere tantissimo per passarvi il capriccio, se volete un primo approccio a questo tipo di strumento per vedere se lo usate, per vedere se vi trovate, puoi staccarlo, per vedere se vi trovate bene, per vedere se può essere compatibile col vostro capello, potreste fare un primo acquisto così esplorativo, e magari poi, se vi piace talmente tanto che ne ravvedete la necessità, orientarvi, insomma. Avete verso qualcos'altro. Un camper, una casa a mare, esatto. dovete lasciarlo da qualche parte. Nel camper è fantastico questo, perché tu non c'è bisogno anche da viaggio, certo. Da viaggio, sì perché... non c'è bisogno che ti porti il tuo con la paura di romperlo, di perderlo, che quello costa un botto, e ti porti un succedaneo, un'alternativa. Molto molto carino. Oppure se avete la figlia piccola che vi sta rompendo, ma non è quello, no, non c'entra niente, non è quello come robustezza, non è quello anche come bellezza del boccolo, però li fa. Funziona, non posso dire altrimenti. Abbiamo finito? Basta, abbiamo finito. Questo è tutto quello che ho preso su Shein. Qua vi lascio il codice sconto in info box, vi lascio tutti i link di tutte le cose che ho acquistato. Andate a guardare. Sapete cosa volevo vedere? Volevo prendere, costava poco, ma nello stesso tempo era esaurito, costava 40 euro. Il robot tondo che pulisce casa da solo. Così poco, 40 euro. Amore, costava 40 euro ed era esaurito. Mi proporranno un'altra collaborazione, lo prenderò e lo proverò per voi. Sono un po' scettico. Amore, quello costava pochissimo, l'aspirapolvere, eppure è potente, tira via le cose. No, insomma, vediamo.
Molto molto carina questa All Shine, mi è piaciuta molto di più di quelle che di solito faccio con l'abbigliamento. Devo essere è una molto... All gioco, non è che... Certo, è una All gioco perché naturalmente non abbiamo preso tutte queste cose per necessità, ma per provarle, per vedere se potessero essere. Per esempio, gli studenti vanno ad abitare in casa da soli, esatto. Non volete dargli cose che costino tanto, ma un piccolo compendio per pulirsi la cameretta loro e la cucina, quello va più che bene. Questo va bene per il camper, io che vivo con le mie amiche in una casa dello studente, non voglio portarmi il Dyson perché costa 600 euro e poi se vivo in una casa dello studente molto probabilmente i soldi li investirei in altro, ma voglio comunque avere un oggettino che mi faccia i boccoli velocemente, posso prendere quello. Esatto. Viaggio, questo veramente una miseria comodissima. Sì, la Lightbox, questo mi piace un amore. Molto. E forse tutta la bigiotteria sparsa per casa, e questo è bellissimo e non vedo l'ora di provare, di quello vi dirò più avanti, il ferro a vapore verticale, perché lo trovo molto solido. Tra tutti gli oggetti che mi sono arrivati, questo è quello che mi dà l'aspetto proprio più solido anche a livello professionale, quindi lo proverò e vi farò sapere. E anche per oggi è tutto, ci vediamo la prossima volta, grazie per averci seguito, presto sui nostri schermi. Mi raccomando, condividete il video e lasciate un like. Vi ho voluto bene, din dong! Ciao! Ciao!